vita. In questo video vi mostro la mia nuova palestra, perché se avete visto gli ultimi due episodi, sì, ci siamo spostati sia io che Sammy a Barcellona. Dato che ho trovato la palestra veramente spaziale a Barcellona, è la migliore che ho provato, abbiamo pensato, perché no, ve la mostriamo nel completo, quindi faremo un tour di tutte le sale di questa palestra. Quindi magari un sacco di voi la conoscete, perché comunque sono belli grandi e hanno un sacco di palestre anche in Italia. La cosa figa è che l'abbonamento vale dappertutto, quindi sia in Spagna che in Italia. Detto questo, se vi piace questa palestra, se vi piace il tour, lasciateci un bel like, iscrivetevi e campanellina, ci mettete 2 secondi e ci aiuta un sacco. E che dire, andiamo a vedere questa palestra che è veramente una bomba. Let's go! Let's go! Hola! Fan. Magari quello di allora. Stai filmando? Yeah. Allora ragazzi, questa è la prima sala che secondo me è fighissima. Cioè una sala d'attesa dove c'è un tavolino e spazio per sedersi, che secondo me è perfetto, perché sapete quando andate sempre in due in palestra non arrivate mai allo stesso tempo. C'è sempre qualcuno che arriva prima, qualcuno che arriva dopo. E quindi questo è perfetto, perché chi arriva prima si fa il pre-workout, un monster, uno snack, quello che è. E poi ci sta la prima sala, che è proprio una sala con i macchinari. Quindi un sacco di macchinari per l'hyperformi e anche per le gambe, e vi faccio vedere adesso in overlay delle immagini di questa prima sala. Non mi piace tantissimo la luce, però il layout devo dire è abbastanza grande. Sì, gigante. Sì, sì. Non è male, non è male. Per niente. Poi mi piace un sacco che ci sta tipo un muro pieno di macchine. Sì, questo è molto bello, devo dire. È anche una figata. No. Poi mi piace un sacco come ci stanno anche tutto delle colonne mezzo aperte, tipo che vedi. Vabbè, l'avete capito dalla mia casa che mi piace il tuo. Sì. Mi piace. Sì. Sì. Facciamo di dopo e poi rispondiamo lì. Bella che devi andare a cambiare, ragazzi. Allora vi voglio fare vedere la prima sala, che è dove io inizio con i riscaldamenti, e l'ho chiamata sala verde. A proposito, magari alcuni di voi penso che sia sponsorizzato, pubblicità per me, quindi veramente niente di tutto ciò, no. Solo che abbiamo finalmente trovato la mia palestra che mi piace allenarmi, tipo sì. Alfa di America, sì. Quindi penso, volevo mostrarvi, così se venite a Barcellona sapete dove. Iniziamo col murale assolutamente pazzesco. C'è anche una luce che viene da sopra, ovviamente aperta, quindi ci sta la luce direttamente da fuori e fa un sacco di downlighting. Infatti noi proviamo a filmare il più possibile qua, perché vedete bellissimo. Le foto escono pazzesche. Sì, in questa zona è dove ci stanno alcuni macchinari tipo quei cavi, quindi vari lap pull down, altri macchinari con i cavi. E poi abbiamo questa postazione per fare un po' di calisthenics per chi volesse fare corpo libero. E poi semplicemente veramente una bella zona, lì ci stanno delle macchine di cardio, di roaming. Invece là dietro ci stanno la leg press e la macchina per i polpacci. Quindi questa io la chiamo la stanza verde, perché mi piace un sacco che c'è il prato ed è dove appunto mi riscaldo. Poi ci riscaldiamo e passiamo alla sala vera e propria per fare, per iniziare l'allenamento. Dai. Yeah. Allora ragazzi, mo passiamo nella seconda sala, che è tipo la sala principale di Netflix. E questa devo dire che è una bomba, soprattutto con le luci. Sì, pazzesco. Ci stanno un sacco di macchine fighe. Macchina per fare schiena, schiena, manubri, stanno per là. Tirata orizzontale, tirata verticale, ci stanno le macchine dei cavi, le macchine con il petto, tutto qua dietro ci sta una sfilza di bilancieri, se riuscite a vedere. Bilancieri. Veramente una bomba, poi appunto come ho detto un sacco di stazioni dei cavi, che è veramente una figata. Sì. E poi davanti in tutta la parte dei manubri, qui con almeno 6-7 panche, è abbastanza piena con la palestra. Sì. Abbiamo provato tutti gli orari, è veramente quasi sempre piena. Interessante. Siamo a lavorare, abbiamo preso un movimento. Yeah. Andiamo. Let's go. Dai, GG! Easy. Grande. Come l'hai sentito? Tosti, raga. Stavo dicendo a loro che comunque ti sentivi un po' strano, perché stai facendo 37,5 e te di solito che fai? 44 al lato? 40, 42. Infatti il primo set ha fatto tipo 14, troppo, credo. Sì, 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 dovrei stare tra le 8 e 10, invece ho fatto tipo 13-14. Sì, che sono tantissime. Dai, è comunque forte, una bestia G. Dai, yeah.
sento veramente un sacco bene con il chest. Cioè. E tipo me lo gonfia proprio. E magari in passato avrei avuto paura perché non è un esercizio, diciamo, classico, una variante che magari la gente dice sai cosa uso. Però io lo sento benissimo e secondo me se voi sentite bene i movimenti, quelli sono quelli su cui dovete veramente insistere. Mm. Non so se si sente. No, no, si sente come, stai urlando. Però sì. Like per Giulio che fa. Ragazzi, guardate il bicione di Gigi, cazzo. Guardate che bene. Io mi sento piccolo. Che è arrivato. Veramente una bestia. Gigi, come sapete, sta in deficit, quindi non sta... Lo sanno. Ah, shit. Non abbiamo detto niente. Ah. Spoilerone. Vabbè, posso se cazzo. Se volete vedere una bella serie, attenzione, shredding qualcosa, fatecelo sapere nei commenti. Sì, perché stavamo pensando io e Gigi di fare una serie di shredding dove documentiamo più o meno ogni giorno la fase di deficit e dieta di G. Abbiamo finito allenamento, devo dire abbastanza buono. Sì, mi piace finire col bicio comunque, un po' di pom si prende, guardate che bomba veramente. Dai, quindi spero vi è piaciuto sto McFit, direi concordiamo che è probabilmente la nostra preferita dopo Alphalit, sicuramente. Però vedere che non siamo mai stati. No. Quindi qua mi sa che ci sono tutte le macchine carte, quindi sì. Ci sta, come avete visto, Vicenza, roba varia. E qua invece un sacco di macchine carte. Figo. Qua c'hanno pure la televisione. Mamma mia, guardate tutte le macchine. Si possono gasare qua. Wow! Incredibile, raga, qua non ci siamo mai stati, però. Quindi qua prima casino. L'esercito di cardio. Vabbè, casino. Ragazzi, penso che finiamo qua il tour della palestra. Sì, sì. Dai, sì. Noi siamo stanchi morti, un'ora e mezza di allenamento, è dato una bomba però. Yeah. E fatemi anche sapere se volete che spiego tutto l'allenamento. Sì. Perché sarebbe un bel video molto lungo, pensavo di farvi vedere esattamente il mio programma e parlarvi della scelta degli esercizi, della frequenza e del volume, tutte queste cose qua. Se lo volete mi raccomando like al video. Se arriviamo, facciamo un giochetto. No, oh, sì, sì. Arriviamo a? Quanto arriviamo? Di recente siamo direi quindi direi 1000 likes. 1500 likes per 1500 like e vi faccio vedere tutto il programma e vi parlo esattamente di ogni blocco. Dai, ci sta. Andiamo a mangiare, a riposare. Andiamo. Stanco. Ragazzi, noi siamo tornati a casa da un po' di tempo, abbiamo mangiato e fra poco gioca la Juve, ho pensato di filmare qualcosina perché abbiamo, diciamo, lasciato così un po' il vlog senza più contenuto e questa è una cosa, secondo me è uno struggle dei content creators, che tipo magari inizi un video quando, che ne so, hai pianificato le prime scene, quindi sì, dai, filmiamo la mia nuova palestra, però poi, che ne so, torni a casa, c'è la vita normale, devi mangiare, devi fare la doccia, queste cose qua, e poi dici, cazzo, mi sono dimenticato di finire il vlog, quindi io stavo per farmi un piccolo snack, intanto vi faccio vedere Sammy che sta... Sammy si abbiocca così... Io proprio non riesco, purtroppo, lui dice vado a farmi un riposino, e chi si è visto si è visto. Comunque volevo fare uno snack, che mi mancano ancora un po' di proteine, e vi faccio vedere i miei snack preferiti. Allora, prima di tutto sono uscite queste cose di My Protein. Questa è la Lean Protein Bar Cookie Dough. Devo dire che per 18 grammi di proteine è molto molto buona. È abbastanza chewy e quindi non è per niente male. Penso sia solo 180 calorie, a pochi grassi, tipo 4-5 grammi di grassi. Questa è una bomba. L'altra scoperta che ho fatto, scoperta incredibile, sono stati questi protein wafer, sempre di My Protein, praticamente è come se fosse un wafer al cioccolato proteico, quindi 15 grammi di proteine per ogni wafer ed è tipo un dessert, tipo un dolce. Veramente vi consiglio se volete provarli. E poi anche mi prendo di solito degli yogurt, diciamo, proteine. Questo, come vedete qua, 16 grammi di proteine. Penso che adesso mi faccio uno di questi. Mi faccio anche una mela per un po' di micronutrienti e ci vado ad aggiungere un pochino di questa avena muesli al cioccolato. Se andiamo a vedere i valori, in realtà per 100 grammi c'hanno 11 grammi di grasso, 60 carbo e 11 grammi di proteine, che non è niente male, molto meglio che i muesli o altre cose normali, perché in realtà è solo tipo avena e cioccolato. Non so se riuscite a vedere, è una bomba, quindi mi sa che mi faccio questo piccolo snack. E poi mi metto a vedere la Juve, che ci sta la partita contro la Roma, e come sapete, forza Juve, salutate Sammy. Ragazzi, allora in realtà è il giorno dopo, sì, però ieri Sammy si è messo a dormire, io volevo fare un couch chat. Aspetta. Sì. Ragazzi, bentornati a un altro couch chat.
quello che è, ma okay. Dai. Ieri stavo pensando cosa facciamo per il couch chat e avevo un po' di difficoltà, perché dico, vabbè, sapete tutto, ma mi è venuto un ottimo argomento che manco tu sai, no. Io ho detto manco a Sammy, vai. Che però secondo me si riferisce al titolo di questo video, che è la mia nuova palestra, che magari per molti di voi dite, ma ti pare che fai così tanto casino e che andate 30 minuti a piedi per semplicemente una palestra? E volevo parlare di come l'environment cambia un sacco i risultati che ottieni. Concordo. Capito? Quindi perché, per quale motivo io cerco una palestra che mi gasi e dove c'è gente che si allena bene? Stessa cosa, quando siamo andati a Alpha, non è che l'aria era magica Alpha, lì noi ci siamo allenati meglio e siamo diventati grossi tanto per. Siamo cresciuti molto, perché? Perché entrando ad Alpha Elite c'era tutta gente che sollevava molto più carico di noi, noi eravamo le pippette, diciamo, e quello ti sprona a dare sempre di più. E quindi, anche qua a Barcellona, io sono andato in giro e ho trovato diverse palestre, ne ho provate almeno 4-5. Tantissime, sì. Tante palestre, ma nessuna di queste a me è piaciuta, perché in tutte queste palestre, ora non voglio sembrare, come dire, che me la tiro, ma in tutte queste palestre non c'era quella gente che magari ti spingeva a dare di più perché era molto più avanzata di te, no? Sì. E quindi invece da quando abbiamo visto McFit, sia la palestra come tutto il layout, come la struttura, che la gente che c'è dentro mi stimola a spingermi molto di più. E questa è una cosa che volevo comunque legare a tutto il resto, che come ci dicono nella ricerca, uno, siamo la media delle 5 persone con cui stiamo più tempo, giusto? E due, hanno visto che se tu ad esempio capi in una famiglia dove siete obesi, la tua probabilità di essere obeso anche te è molto molto più alta. Cosa vuol dire questo? Che in tutti i campi della vita, il tuo environment, diciamo le cose che ti circondano, ti influiscono un sacco e hanno un sacco di effetto su di te. E quindi sia per la palestra che con qualsiasi cosa, ragazzi, stai molto molto attenti di cosa e di chi vi circondate, sì. Perché veramente it makes or breaks you, è molto importante. Se state con gente che alla vostra età non ha degli obiettivi, escono tutte le sere, si fanno tutte le sere e non hanno degli obiettivi, molto probabilmente anche voi rientrerete nel nucleo di quelle persone. E questo non vuol dire snobbare, vuol dire solo essere consapevoli di questo fatto, del fatto che comunque voi potete avere un'ottima, diciamo, spinta e motivazione interna, ma che la gente con cui vi circondate e i luoghi dove andate ha veramente un effetto veramente profondo su di voi e su di quello che riuscirete ad ottenere. Sì. Se io posso aggiungere su questo, direi che un esempio primario per me è il fatto che io mezz'ora di camminata non me la farei per andare in palestra, cioè non me la sono mai fatta, già 10 minuti di motorino a Roma mi rodevo nel culo, cioè a me mi piace camminare 2 minuti e arrivare in palestra, 10 minuti di motorino li posso fare perché sei in motorino, mezz'ora, perché alla fine è mezz'ora di camminata, andata e ritorno, quindi è un'ora di camminata, sì. E no, no, cioè la prima cosa che ho detto a Giulio è che non lo voglio fare, però adesso che è da una settimana e passa che lo stiamo facendo, è diventato un rito quasi, parliamo sì. del canale, sì. È un modo per riscaldarci, anche per un po' essere spensierati in mezz'ora dove possiamo camminare, che comunque va bene, e adesso non mi lamento più. Ovviamente non è per tutti, non vi stiamo dicendo, andate, sì, sì, quello è direi abbastanza estremo. Non tutti hanno il tempo e a volte dovete fare con quello che avete. Però è una cosa che secondo me, in ottica di lungo termine, dovreste sempre provare a uscire dal comfort zone e trovare qualcuno, qualcosa che sia più avanti di voi in quello che volete fare e che vi spinga e che vi stimola a dare sempre di più e essere sempre migliori. Yes. Dai, questa era bella, ci è piaciuto. Bravo. Okay, stop. Bravo, sì. Dai ragazzi, come sempre, scrivete nei commenti cosa volete sapere. Couch, oppure hashtag couchchat. Hashtag couchchat, però chiedete domande, ragazzi, veramente. Quindi hashtag couchchat e l'argomento. E poi chiedete sì un argomento e noi rispondiamo. Lasciateci un like se vi è piaciuto questo video, mettete 2 secondi, campanellina, tutto. Noi vi ringraziamo, ci vediamo al prossimo video.